Buongiorno amici, benvenuti nel Vlogmas numero 17. Oggi è il mio compleanno, sono sveglia da 20 minuti, sono le 8 e 5. Sto per uscire a fare colazione, ma comunque mi sono bevuta una tazza piccola di caffè e latte e 4 biscotti perché soffro di pressione troppo bassa per uscire proprio di casa a stomaco vuoto, non riuscirei a fare niente. Quindi ho fatto una cosa molto piccola, giusto per non svenire mentre mi preparo. Adesso mi vado a preparare, chiaramente non è che farò sti grandi preparativi delle nozze, però ho già deciso come mi vesto, quindi adesso vado celermente a lavarmi, così poi mi vesto, faccio un trucco abbastanza semplice e simile a quello che avete visto gli altri giorni, perché tanto il vero festeggiamento lo faccio sabato. Comunque, intanto vediamo che cioccolatino mi riserva oggi il calendario. Ah, tra l'altro il 16 è sopra i pacchettini, questa è un'ottima cosa. E sto già ricevendo i primi auguri, anche ieri sera a mezzanotte qualche mio amico mi ha fatto gli auguri. Abbiamo una campanella stamattina. Adesso prendo anche gli integratori, però intanto vi lascio, così vado a vestirmi, perché prima di uscire comunque volevo passare sotto a salutare mamma e papà e Giulia. Quindi non voglio metterci più di tanto, insomma, spero di riuscire a essere pronta tra una mezz'ora. Amici, siamo perfetti sulla tabella di marcia, sono le 8:29 e io ho cominciato a prepararmi alle 8:04, quindi perfetti. Ho tutto il tempo di scendere e salutare mamma e papà con calma. Intanto leviamo le mollette, mi devo pettinare, giuro che adesso vado a pettinarmi. Il trucco non ve l'ho fatto vedere perché è sempre la solita cosa, ho messo sugli occhi soltanto un po' di illuminante all'angolo interno e di terra sotto e ho anche delle belle borse stamattina. Base come sempre senza fondotinta, questa volta perché non ne avevo tanta voglia. Allora, mi vado ad ingioiellare sempre con i soliti orecchini di Happiness Boutique, che ormai mi tengo qui sulla scrivania. Quindi alla fine metto sempre loro. Poi metto il mio solito anellino fedina sarda. E mi metto anche il cuoricino di Tiffany che oggi ci sta bene. Tanto le collanine, quelle dorate che tengo sempre, sono tutte sotto al body. Quindi l'unica cosa che si vedrà è lui. Sulle labbra non metto nulla perché tanto devo andare a mangiare, finisco di prepararmi al volo, mi pettino, metto le scarpe, giacchetto, eccetera, e vi faccio vedere come sono vestita e poi scendo. Eccoci qua. Allora, oggi ho messo questo blazer nero sopra il body che avete visto anche negli outfit di Natale. Questo qui semplicissimo, che non si vede ma è a costine verticali, comunque un semplicissimo body nero. Questi pantaloni sono i miei preferiti di sempre di H&M. Mi piacciono perché sono leggeri, sono morbidi, molto tranquilli, non segnano né niente. Sotto ci ho messo ovviamente la calzamaglia perché sennò muoio. E poi ho queste scarpe qui che sono degli stivaletti cutout perché hanno il taglietto lì e li ho messi adesso per andare a fare colazione. Probabilmente più tardi che vado da Virgin mi metto i Dr. Martens perché ho le scarpe da ginnastica, ma vedo perché devo guidare e questi non sono comodissimi, io non riesco a guidare con i tacchi, però sono molto tranquilli. Vengono anche questi da un sito cinese, li ho comprati io un po' di tempo fa, non mi ricordo se è Lovely Wholesale o qualcosa di simile. Adesso mi metto anche il sopra, vi faccio vedere come viene tutto, ma tanto metto sempre il solito cappotto nero. Eccoci qua, cappottino nero che metto sempre sempre sempre, che era della mia bisnonna, quindi più vintage di così non si può. Questo sciarpone che metto sempre è di H&M e poi ho messo la mia bag perché boh, cioè oggi ci stava proprio bene, quindi total black outfit. Non ho nessuno vicino, per questo mi vedete senza mascherina. Sto raggiungendo Marzia al bar. Vi volevo far vedere che ho appena scartato questa mi ha regalato mamma, chissà che volevo una pellicetta finta, ovviamente da un sacco di tempo me l'ha presa azzurra, l'amo e quindi ovviamente me la sono messa subito e boh, cioè troppo carina. Virginia che mi ha scritto alle 7:30 cosa mangiamo a pranzo, perché vuole ordinare da McDonald's e quindi mi ha scritto alle 7:30 allora cosa ordiniamo e mangiamo. Nana, mettiti seduta. Seduta, dammi la zampa, dammela. Sei fuori di
Non ho detto rubami il cellulare. Oddio, è impazzita. Oddio, Leila. Ma dai, ma povero Gigi. Leila, Leila. Controlliamo che Gigi sia vivo, perché Leila è impazzita. È impazzita. Oh, Gigi è vivo. Mi sono imbucata qui da Marzia, perché a casa mia c'è il panico, non si può stare. E niente, anche per prenderci tipo un secondo, anzi per me terzo caffè della giornata, perché cioè sono già stanca morta. E niente, ho preso il regalo di mia zia che mi ha regalato una gift card dal parrucchiere, e quindi ci siamo passate, da un parrucchiere dove va lei che adora, ci siamo passate, mi sono presa appuntamento per venerdì a 12:30, faccio il semi permanente alle mani. E Marzia è con noi, yeah! Sì, veramente le mani e ai capelli ancora non lo so, sicuramente la piega, però non voglio fare... Marzia farà una pazzia. Marzia farà una pazzia, poi vi faccio vedere domani. Domani, vero? Sì. E poi, boh, i capelli, sicuramente una piega, poi non so, mi farà venire in mente qualcosa di magico da fare dopo. Però non li voglio tagliare, e soprattutto il colore, boh, magari lo faccio, però... Visto che mi sono abituata con le nene, non vorrei distruggerli, però mi farò sicuramente ispirare da qualcosa. Uscirò blu o viola. Eccoci, oggi come sempre un po' di corsa, è 12:20, io devo uscire più o meno tra un'oretta, neanche, per andare a prendere Virgi a scuola. Ci siamo già sentite stamattina prestissimo per accordarci sul pranzetto. Oggi alle 2:35 ci consegnano il Mac. Però intanto vi saluto, perché tanto devo aspettare che si esporti il vlogmas, appunto, appena finito di editarlo molto molto velocemente, quindi spero di aver fatto delle cose decenti. Però mentre aspetto che si esporta il video, vi volevo far vedere i regalini, e vi devo dire anche una cosa, e forse vi arrabbierete perché ve la dico solo adesso. Comunque, mia zia, appunto, vi ho detto, mi ha regalato questa gift card per farmi i capelli, quindi ho preso appuntamento venerdì a 12:30. Non penso che farò tipo colore né niente, perché ormai mi sono data all'enne e non voglio usare tinte del parrucchiere, però poi mi farò ispirare, poi cercherò di fare una piega carina che spero mi regga fino a sabato, che appunto è quando ho il pranzo, e poi mi faccio il semi permanente alle mani. E volevo aprire con voi poi il regalo che mi ha fatto l'altra mia zia, che vi ho fatto vedere ieri, che me l'ha lasciato dalla portiera. Però intanto vi volevo mostrare un'altra cosa. Allora, la cosa che vi volevo dire, adesso non posso non dirvelo, aiuto, non posso non dirvelo, quindi ve lo dico, sono fidanzata. Sono fidanzata da un pochino, poco più di 2 mesi, però non ho detto niente, ho voluto tenere la cosa molto per me e continuerò a farlo, però non c'è niente di male nel dirvelo. E quindi è anche per questo che ho fatto meno riprese dei vlog in questi giorni, perché mi sono vista di più con lui, ma non avevo voglia di stare con la videocamera, anche perché non c'è ancora tutta questa confidenza, comunque non era il caso, insomma. E non penso, tra l'altro, neanche che lo farò nei giorni a seguire, poi vedremo insomma come procedono le cose, però mi piace tenere quella parte di vita separata, quindi sono stata anche con dei miei amici, non è che vi ho mentito sempre, ma più che mentito, appunto, ho voluto tenere questa parte un po' separata. Però siccome ho ricevuto 2 regalini bellissimi, non potevo non dirvelo, e quindi niente, però è rimasto tutto molto segreto, tra virgolette, in realtà, perché chi ha seguito la mia diretta su Instagram che ho fatto il giorno prima della laurea per provare il trucco, ve l'avevo raccontato, vi ho raccontato un po' di retroscena, e però appunto non arrabbiatevi, è semplicemente che ho voluto tenere questa cosa un po' per me, non segreta, però comunque al di fuori delle videocamere. Però ho deciso di dirvelo perché vi volevo far vedere i regalini che ho ricevuto. Ho ricevuto 2 cose bellissime di Swarovski. Una è questo braccialetto che ho voluto mettere subito, con questi 2 cuoricini. Troppo carino, troppo troppo carino, l'ho messo subito. Mi sta un po' largo, dovrei farlo stringere. Non so se devo andare direttamente in negozio per farlo, e devo chiedere, perché mi sta un po' largo, cioè non mi cade dalla mano, però mi sta un pochino largo, quindi vediamo, sono emozionata. E poi, oltre ovviamente al bigliettino che non vi leggo, insomma, ho ricevuto, si sono cappottati, questi orecchini, oh no, Marghe e la sbadataggine, ok, questi orecchini, c'è il sole, questi orecchini qua,
tutti sbrillini con il pendente Swarovski, sono bellissimi, cioè sono troppo scicchettosi, infatti sono un po' in imbarazzo perché io ancora non gli ho fatte le cose di Natale e non ho idea. Basta, perché poi io mi imbarazzo, poi lo sapete che io sono un po' sfigata su questo territorio, mi gufo sempre, quindi basta. Poi appunto mamma mi ha regalato quella pelliccia che gli ho fatto vedere, poi ve la faccio vedere meglio dopo, adesso stamattina molto così, una pelliccia lunga color carta da zucchero, e ho letto il bigliettino che mi ha scritto la mia amica Eugenia che mi ha lasciato ieri, troppo tenero. Eu, se guardi questo video sappi che ti voglio tanto tanto bene, e vi ho mostrato appunto ieri la penna e la matita che mi ha regalato, molto carini. Volevo aprire il regalo che mi ha fatto mia zia. Oh, che carino! Che carino, è un vestito così, tra l'altro abbinatissimo al colore della pellicetta, con le maniche lunghe, con lo scollo a V ma non tanto profondo. No, ma è esattamente il tipo di vestito che cercavo. Io comunque, cioè, le mie zie e mia mamma sono troppo fighe, cioè, è esattamente quello che volevo, perché poi è bello morbido, cioè l'elastico in vita, ma è bello morbidino. Questo magari me lo metto sabato. Con un bello stivaletto col tacco. Very proud, brava zia. Mo la chiamo. Allora, siamo qui con Virgi e stiamo preparando il nostro pranzo di compleanno. Vai, vascella, tira fuori le cose. Aiuto, devi leggere le videocamere. Quindi tu esibisci il nostro pranzetto, salutare soprattutto. Guardate cosa mi hanno regalato! Allora, tutto questo set di pennelli e spugnette, bellissime, cioè adesso le uso tutte. E poi il burro per il corpo della linea Friends per Revolution, con scritto How you doing? Troppo figo. Poi ho distrutto, vabbè, tutta la carta del mondo perché non so fare le cose senza distruggerle. Volevo far vedere le mice, ma... Undi, ma perché sei nell'albero? I gatti non stanno negli alberi. Oddio, ho zoomato troppo, aiuto. Ciao. Vabbè, già te sei già magnà. Come funziona qui? Vorrei mostrarvi la mia corona di compleanno, che è una torta, però insomma, come fa, cioè il mio monoboccolo e la mia corona. Video haul. Abbiamo comprato... Mia madre ha comprato. Giusto, giusto. Mamma Ludo, che ci ha gentilmente offerto, io sono ubriaca, il pranzo di oggi. Molto bella. C'è un problema tecnico con sta ciambella. Ma è ripiena. C'è sto morendo. No, se ce l'ho altrimenti. La glassa dentro. No, quello perché la crema. No, non è crema, è la stessa glassa che c'è fuori. Vedi che sta qua. Aspetta, vi volevo mostrare quanto è brutto il tizio che ricicla. Cioè, cos'è? Metti a fuoco. Metti a fuoco questo obbrobrio. Cioè, ma che è? Perché? Cosa sono questi capelli così? Vabbè. Niente, questi sono i rimasugli del nostro pranzo. Ci abbiamo distrutto tutto il tavolo comunque. Amici, madonna mia, com'è potente sta luce quando uno viene dal buio. Allora, sono appena tornata a casa, ancora con la sciarpa perché sono infreddolitissima. È una roba proprio... Allora, come prima cosa che vi volevo dire, ovviamente, per una volta che mi ricordo di portarmi il cavetto per caricare il telefono, me lo sono anche dimenticato a casa di Virgi. Quindi ho scritto adesso alla mamma che insomma non è una cosa così grave, se lo porta a studio, che la mamma che stia allo studio qui vicino, così poi me lo passa a prendere. Oddio, sono le 7:05, io mi sono proprio appena seduta, giusto il tempo di togliermi la giacca e dare la cena a Brici che stava morendo. E vi volevo far vedere che sono passata dalla mia nonnina proprio una decina di minuti perché sono stanca morta. E perché voleva darmi il regalo e ci teneva tantissimo, perché in realtà è un regalo che mi ha fatto insieme per la laurea e per il mio compleanno, però voleva darmelo il giorno del mio compleanno e viene sempre da Pesavento, che è la gioielleria dove mi ha preso mia zia quegli orecchini che gli ho fatto vedere con tutti i diamantini.
E è un regalo che si abbina con quello, perché è questa collanina con questo filo dorato semirigido, diciamo, e ha, adesso non si vedranno tanto bene, però ha tutti questi brillantini che sono dello stesso colore degli orecchini, molto molto carino. Adesso non si vedeva una minchia, adesso non si vedeva nulla, ho provato a farle vedere come mi stava, ma oggi ho il body nero, quindi naturalmente brillantini neri, body nero, non si vedeva nulla, quindi lo devo mettere comunque con una cosa scollata. Poi è vero che adesso sono piena di collanine, prima o poi dovrò cambiare l'assetto, però adesso sono molto affezionata alle collanine che stavo portando in questo specifico periodo. E nulla, spero tra l'altro in questo vlog di essere riuscita a intrattenervi un po' di più, mostrandovi un po' di cose in più. E abbiamo passato un bel pomeriggio con Virgi, fortunatamente non aveva tanti compiti, siamo riusciti a finirli prima del dovuto e quindi poi ci siamo potute un po' rilassare, un po' chiacchierare, eccetera. Io adesso ho bisogno di una decina di minuti per ripigliarmi, per finire il vlog di Martina. Sono indietro di un paio di vlog di lei, ma di un botto di vlog di Willush, quindi li devo recuperare tutti. Però in questi giorni non mi sono fermata un attimo, come penso che abbiate capito. Infatti domani non voglio fare nulla perché, cioè, sono morta. Domani forse l'unica cosa che posso fare domani, se non piove, è farmi un giretto per negozi per cercare qualche altro pensierino di Natale. Ma tra l'altro la giornata non è ancora finita perché devo aspettare la cenetta che sta preparando papà. Spero che abbia fatto qualcosa di sfizioso, anche se, cioè, non che io a pranzo non abbia mangiato, anzi. E tra l'altro devo portarmi giù tutti i regali perché voglio farli vedere a mamma e papà come i bambini. E quindi devo portarmi giù tutte le buste. È quello che ti dice che quando tu l'hai fatta tu. Tanti auguri a te, oddio, mamma. Che cos'è? Tanti auguri, tanti auguri. Vai, Sofia! Che soffio! Yay! Se prendono fuoco i cupcake, piango. Come vedete, invece della torta, ho preso delle mini torcine. Questa è mia. Tipo di tiramisù, tipo sacher. Mi ritrovo qui per l'estremo saluto di oggi perché sono abbastanza provata da questa giornata. Sono le 11 meno 10. Ho appena parlato al telefono con un mio amico che ancora non era riuscito a sentire oggi perché non ci siamo incrociati, perché poi stava cercando di chiamarmi mentre io ero con Virgi, però stavamo facendo i compiti. E vi ho fatto vedere più o meno, i miei mi hanno carinamente festeggiato anche stasera. E cioè anche solo stasera perché ci siamo salutati stamattina, però a pranzo ovviamente non ero a casa. E papà ha fatto la lasagna, cioè non fatta da lui, però lo spezzatino invece fantastico con le patate l'ha fatto lui e sa che è una delle mie cose preferitissime, delle cose che fa, che cucina lui, insomma. C'è la mia top 3 delle ricette, che sono: la prima è il polpettone di tonno e patate, il secondo è lo spezzatino sempre con le patate, il terzo sono gli spaghetti al sugo di tonno, però mio papà è un super cuoco, ve lo dico sempre. E poi mamma è passata prima di venire a casa al bar, dove tra l'altro ho fatto colazione stamattina, e mi ha preso delle tortine per mettermi le candeline, e tra l'altro mi ha anche regalato un'altra scatola piena di cose, di biscottini, che però ho lasciato giù perché adesso avevo troppe cose da portare su, perché gli ho portato giù i regali da farle vedere, in più avevo lasciato giù il computer, quindi adesso avevo troppe cose, non avevo abbastanza mani, quindi poi semmai ve le faccio vedere domani, che tanto scendo giù sicuramente. Vi ringrazio ancora tantissimo di nuovo voi per tutti gli auguri che mi avete fatto, sia sotto il vlog che su Instagram. Ho ricevuto un sacco di messaggi bellissimi, di auguri. Grazie davvero di cuore, mi sono sentita super super inondata di amore. E soprattutto durante quest'anno particolare è sicuramente bello avere persone il più vicine possibili in questo periodo, quindi sono davvero molto contenta, vi ringrazio di cuore. Spero di aver fatto un vlog un po' migliore rispetto ai precedenti, ho cercato il più possibile di farvi vedere tutte le cose che ho fatto. E so che in tanti avete condiviso la mia scelta negli ultimi giorni di non riprendere troppo le persone con cui ero, però oggi ho cercato almeno di farvi vedere quello che stavo facendo, compatibilmente con le mie decisioni sul canale.
E domani si aspetta una giornata molto più tranquilla, anche perché il tempo non dovrebbe essere bellissimo e comunque, cioè, chill, perché ho lezioni di canto, insomma, le solite cose. E appunto, non vedo l'ora invece di vedere e abbracciare, anche se forse solo simbolicamente, i miei amici sabato quando li vedo al pranzo. Cercherò anche lì di farvi vedere il più possibile quello che faremo. Tra l'altro, forse domani dovrei ordinare la torta, perché in questo posto dove andiamo fanno una Sacher spaziale, però mi sa che devo ordinarla per averne una intera da spegnere. Detto questo, amici e amiche, io vi saluto, così adesso mi guardo un altro po' di Vlogmas mentre mi strucco, mi impigiamo, insomma, queste ultime cose qui, perché sono abbastanza stanchina. E ci vediamo domani. Ciao!